L'altra radio. L'altra radio. La radio che informa. Perché sulla stampa oggi abbiamo letto alcune dichiarazioni degli amici dei conservatori che vogliono quasi ammarcare la differenza, dire che loro fanno un'opposizione diciamo costruttiva e non diciamo così ostruzionistica nei confronti di Emiliano. Anche noi, lo abbiamo detto al primo momento, saremo collaborativi nei confronti di Emiliano nell'interesse dei pugliesi. Non saremo la stampella di Emiliano né saremo i bastian contrari. Però insomma in questi mesi non abbiamo visto nessuna adempimento alle promesse fatte in campagna elettorale, quindi insomma la precisazione degli amici dei conservatori non ci sembra adeguata. Quando Emiliano passerà dalle parole ai fatti, nell'interesse della Puglia, nell'interesse dei pugliesi, noi saremo dalla sua parte. Avete avuto un confronto con Oltreconfitto per stabilire anche un'opposizione, se farete un'opposizione comune, insomma come vi muoverete? No, noi abbiamo avuto l'unico confronto in occasione della definizione delle cariche di competenza della minoranza all'interno del Consiglio regionale. Per il resto credo che poi tra capigruppo si sentano per diciamo, i lavori di commissione o d'aula, ma non ci sono stati incontri di rappresentanze politiche dei due partiti. Questo pomeriggio alle 16.30 a Bari c'è il viaggio inaugurale del Frecciarossa da Bari a Barletta. Alcuni esponenti hanno già detto che non parteciperanno al viaggio inaugurale proprio per protesta contro Trenitalia che ha deciso di far arrivare il Frecciarossa a Bari. In contemporanea ci sarà una manifestazione a Lecce? Sì, noi non parteciperemo perché lo riteniamo offensivo per il Salento, che ancora una volta viene dimenticato, ma non parteciperemo neanche alla manifestazione di Lecce perché è soltanto una rappresentazione pubblicitaria di alcune posizioni, perché ci interesserebbe sapere alcuni esponenti che sono stati nel governo salentini che cosa hanno detto, che cosa hanno fatto quando hanno letto per tempo il piano industriale delle ferrovie, o non l'hanno letto ed è grave, o l'hanno letto e non l'hanno capito è ancora più grave, o l'hanno letto, l'hanno capito e non hanno detto nulla, e allora questa cosa è gravissima. Quindi prima si deve fare chiarezza su chi ha avuto responsabilità di governo e non ha fatto nulla per evitare questo. E poi dobbiamo intraprendere tutti quanti insieme delle iniziative concrete, diciamo, che non devono limitarsi soltanto a uscite diciamo sciovinistiche che poi non porteranno nulla di positivo. Io sono favorevole alla raccolta delle firme, alle petizioni, ai gazebo, sono favorevole ad andare sotto la sede di Trenitalia a fare tutto quello che è necessario, a sensibilizzare la regione per trovare diciamo, modi e tempi per diciamo, ribaltare questa decisione, però voglio innanzitutto affermando e verificando se in passato ci sono state delle responsabilità ancora più gravi se di rappresentanti salentini. L'altra radio. L'altra radio. La radio che informa.